L'oro di Babette Fashion, nel centro commerciale Fano Center. L'oro di Babette ha rinnovato il suo look per ricevere i suoi clienti in un ambiente accogliente e moderno, dove potrai trovare le ultime tendenze della gioielleria e tutti i migliori marchi, oltre alla cortesia e alla professionalità di sempre. L'oro di Babette Fashion, centro commerciale Fano Center. Carissimi amici di Pro Tour, eccoci qua per un'altra avventura, naturalmente una full immersion all'interno delle Terre del Catria. Il consorzio Terre del Catria ci ha regalato nella scorsa puntata il Made in Marche, ovvero sia tutto l'apparato produttivo e di tradizione enogastronomica presente in quel territorio, ma le Terre del Catria hanno un viaggio che continua attraverso dolci colline e antichi borghi, ma anche un altro cluster importantissimo, quello della spiritualità e della meditazione, e poi, ultimo ma non ultimo, anche i parchi e la natura attiva. Insomma, veramente una proposta completa, e questa puntata di Pro Tour che propone ancora un viaggio all'interno delle Terre del Catria sarà un'altra puntata veramente molto interessante. Seguiteci! Le Terre del Catria sono un luogo simbolo nella nostra regione per chi vuole intraprendere un viaggio spirituale di preghiera e meditazione. Girovagando per le strade dei nostri paesi sarà facile imbattersi in luoghi sacri come la chiesa baronale del castello di Frontone oppure l'affascinante cripta di San Biagio nella frazione della Leccia. Amici di Pro Tour, in viaggio nelle Terre del Catria non è solo eccellenze territoriali, ma borghi bellissimi, ma anche spiritualità e meditazione. Adesso vi porto in un posto di grande fascino e di grande atmosfera. Seguiteci. Adesso vado subito a salutare il sindaco di Serra Santa Bondio, perché siamo a Serra Santa Bondio. Qui, amici miei, c'è un posto veramente, possiamo dire, di grande emotività. Sì, direi unico, forse una delle più antiche cripte della regione Marche. Una cripta, pensate, un posto semi sconosciuto ma bellissimo. Andiamo a scoprirlo. Andiamo sotto Andiamo terra. Sotto, va bene. Allora, sindaco, ci siamo dovuti abbassare un po', quattro scalini in pietra, qui siamo in un ambiente bellissimo. Che datazione ha questo luogo? Allora, ci sono differenti ipotesi. Si va dalla più antica, V-VI secolo, fino al VII-VIII, comunque prima dell'anno 1000, siamo sicuramente prima dell'anno 1000. È una cripta, l'unica testimonianza che ci rimane della basilica dedicata a San Biagio, perché noi nel nostro comune abbiamo due patroni,
abbiamo Sant'Abbondio, che oggi proprio cade oggi 16 settembre, e San Biagio, che è il 3 febbraio invece. Questi due, uno dal nome anche proprio al posto, Sant'Abbondio, certo. Serra Sant'Abbondio, e l'altro, questo retaggio, rimane appunto da questa basilica importantissima che era dedicata a questo santo, che ora purtroppo non è rimasto più niente a livello sopra il terreno, ma ci ha regalato questa importante chicca sottoterreno. Questo era un posto di grande sacralità e sono state avanzate diverse ipotesi su che cosa serviva questo luogo. Vediamo Pietraviva, arcate, colonne. Ci sono tanti segnali che sono stati studiati da persone, storici, da storici, sì. Su che cosa serviva e che cosa avveniva in questa cripta. Praticamente si pensa che questo posto possa essere stato il rifugio dei primi cristiani, che in epoca romana tarda, purché seppur la regione cristiana dopo Costantino, l'imperatore Costantino 313 più o meno, era diventata religione ufficiale di Stato, nelle zone periferiche dell'impero, dove ancora qui avevamo i Galli, perché i Galli Senoni, che danno nome a Senigallia, noi abbiamo trovato una necropoli, quindi abbiamo certezza che fossero qui, e i Galli non facevano comunque, stare tranquilli i cristiani dell'epoca, perché erano pagani, quindi si pensa che all'epoca, già nel tardo appunto impero romano, i cristiani non potevano professare liberamente la loro religione, quindi dovevano costruire posti nascosti sottoterra, e quindi anche, come abbiamo visto, anche dei posti molto belli anche dal punto di vista architettonico. Quindi, amici, immaginatevi qui attorno, campagna, brulla, immaginatevi all'epoca Galli Senoni, cristiani che dovevano sfuggire alle razzie qui attorno, campagna viva, e questo piccolo baluardo, questa fortezza al cospetto anche di una basilica che, certo, accoglieva i cristiani. Qui si respira storia pura. E vediamo pure che le colonne che ci sono qui attorno sono quattro colonne, tutte e quattro differenti. Diverse. Perché derivano, l'ipotesi degli archeologi e degli storici, derivano da tempi pagani che sono stati riutilizzati poi dai cristiani per costruire le loro zone di culto. Probabilmente, mi dicevano gli ultimi archeologi che sono stati qui a fare una campagna, che qui prima di essere un luogo di culto cristiano era un luogo di culto pagano. Ricordiamo che il fiume Cesano è appena qui sotto, quindi scorre a 30-40 metri, quindi era una zona molto frequentata anche all'epoca. Benissimo, immagino che voi a sera siate orgogliosissimi di avere questo posto così di grande spiritualità. E sì. Ancora si dice messa solo il 3 febbraio, chiaro, in onore del copatrono San Biagio. E San Biagio, se voi vedete bene, le colonne sono consumate, non sono consumate dal tempo, ma dallo sfregare dei fedeli. Che San Biagio era un santo molto venerato, più di Sant'Abbondio, perché era molto più importante, molto più conosciuto nel cristianesimo. Quindi si pensa venissero anche da fuori regione, no? E facevano dei giri attorno alle colonne, tutte e quattro le colonne, per chiedere la grazia, soprattutto per i mali della gola, perché San Biagio è famoso. Come protettore della gola, insomma. Sindaco, che dire, io la ringrazio di questa felice scoperta. Adesso tocchiamo anche noi le colonne. Se fa male la gola, noi lavoriamo di voce, appunto, quindi male non ci fa. Però immaginate l'atmosfera, e siamo orgogliosi, felici con le nostre telecamere di ProTour di aver portato, insomma, a conoscenza questo luogo così magico. Posto fantastico, di grande emozionalità anche, ma Serra Sant'Abbondio non è solo questo, è anche altro. Adesso col sindaco andiamo alle porte del paese per parliamo anche di altre cose, giusto? Va bene. Sindaco, siamo passati dalla cripta alla porta della città d'ingresso.
tutto molto storico, molto medievale, bellissimo, tutto molto bello. Questa era la via principale del paese. Siamo nel corso principale del paese, siamo appena entrati nell'ingresso più grande che abbiamo, è la porta detta Porta Santa. Anche questo richiama questa spiritualità, questa meditazione, no? che abbiamo detto prima essere certo. Uno dei punti forti a livello turistico del comune di Serra Sant'Abbondio. L'altro punto forte è la rievocazione storica che abbiamo la prima domenica di settembre, che è antecedente al patrono, al festeggiamento del patrono, dove noi sfidiamo appunto i sei borghi e i sei castelli che oggi formano le frazioni di Serra Sant'Abbondio e il capoluogo, sfilano in costumi dell'epoca, medievali, e si giocano, fanno questa gara, questa corsa delle oche, dove ogni castello ha il proprio carro, che possiamo assimilare al fantino con certo. La corsa dei cavalli, che guida l'oca dalla partenza, dove vediamo, fino alla fine del corso, fino ad arrivare davanti all'edificio comunale, dove prima invece risiedeva questa rocca. La rocca fatta da Francesco di Giorgio Martini, una rocca grande, importante per l'epoca. No, è stata distrutta subito, era talmente importante dal punto di vista della zona strategico che l'hanno distrutta gli stessi che l'hanno costruita. Si parla di Montefeltro, di Gubbio, di varie guerre negli anni. Però questo territorio non è solo la cripta, parlando appunto di no, spiritualità e meditazione, che è un'altra delle componenti di questo territorio, e anche il monastero di Fontavellana, che è parte integrante di questo comune. Certo, Fontavellana è una frazione del comune di Serra Sant'Abbondio, a 10-11 km circa da capoluogo dove siamo adesso, e praticamente è abitata solo da monaci, perché i residenti sono monaci. Monastero, il nome stesso è Santa Croce di Fontavellana, perché conserva questa reliquia della Santa Croce di Gesù Cristo, appunto, è il centro un po', è stato il centro ed è ancora oggi il centro della spiritualità a livello della regionale. Ha una biblioteca importantissima dove vengono conservati anche dei manoscritti, perché i monaci camaldolesi, perché l'ordine camaldolesi, quindi il monastero che segue a Camaldoli come importanza, è il secondo monastero dell'ordine dei camaldolesi, erano particolarmente in questo monastero di Fontavellana, dedicavano la loro vita lavorativa alla ricostruzione e a riscrivere i testi. Erano degli emanuensi. Quindi hanno scritto dei testi religiosi, ma anche storici, scientifici, e loro avevano una biblioteca ricchissima, che poi nei secoli è stata depredata dallo Stato Pontificio, da vari papi, quindi molti manufatti li troviamo a Roma adesso, nella biblioteca del Papa. Però questo è il patrimonio di Serra Sant'Abbondio, a metà tra spiritualità, storia e naturalmente meditazione, perché posti come quello del monastero invitano sicuramente alla meditazione. Insomma, vivete proprio in un bel posto. Sì, diciamo, non ci facciamo mancare non niente. Non ci facciamo mancare niente. Poi c'è chiaramente la gastronomia, l'enogastronomia, adesso quello molto sempre il turismo slow dedicato ai prodotti tipici, a mangiare bene, perché tradizione dell'Appennino molto ricca e molto gustosa, diciamo, di questi gusti forti, di carne cotta alla brace, di crescia cotta appunto anche alla brace, di primi piatti con sughi di selvaggina, insomma, c'è da fare. Noi andiamo a vedere la rocca, fammi vedere dov'era, e alle nostre spalle vi lasciamo con uno splendido orologio. Esistono tanti buoni motivi per scoprire e visitare le Marche. Una regione davvero sorprendente, che ha saputo mantenere quell'atmosfera un po' appartata, che sa di tradizioni e rispetto del proprio passato, capace di stupire ed affascinare anche il visitatore più esigente. Le terre del Catria racchiudono questi sapori. Per il turista sarà facile assaporare la genuinità di questi luoghi. Il territorio è un susseguirsi di borghi, dal castello di Frontone, maniero a forma di nave, con le mura di cinta ancora intatte,
fino al centro storico di Serra Sant'Abbondio. Il comune di Frontone si trova a confine con le province di Ancona e Perugia, ai piedi del massiccio del Catria. La memoria storico-architettonica dell'abitato è affidata alla trecentesca chiesa di Santa Maria dell'Acquanera, che custodisce una bella statua di terracotta raffigurante la Vergine con il Bambino, e al castello di origini duecentesche, che conserva parti della ricostruzione quattrocentesca operata da Francesco Di Giorgio Martini. Sindaco, ben ritrovato! Ben arrivati! Ben arrivati! La strada per venire qui è bellissima, quindi i borghi, gli antichi borghi che circondano queste colline sono bellissimi. Frontone è uno di questi. Sì, oggi ci troviamo a Frontone. Frontone è sicuramente un po' la quintessenza dei borghi montani della regione Marche. Frontone è famoso in tutta la regione, anche oltre, per le sue bontà gastronomiche e per il suo incommensurabile paesaggio. Infatti da qua si può scorgere dal Monte Catria addirittura fino a San Marino nelle giornate limpide come quella di oggi. Quindi siamo meta ogni anno di migliaia di turisti che, diciamo, in tutto l'anno vengono, soprattutto nei fine settimana, a godere di queste bellezze. C'è un panorama stupendo, i borghi e le nostre colline ci regalano scorci meravigliosi, ma alle nostre spalle c'è la Rocca, che è un po' il vostro, lo sperone della Rocca, che è il vostro punto di forza. Qui tutto l'anno, l'estate e la primavera con splendidi paesaggi e l'inverno che regalate emozioni stupende ai visitatori con i mercatini, il Natale, siete veramente una perla di questo territorio. Sì, il castello è il nostro fiore all'occhiello, è un maniero che ormai ha 1000 anni ed è famoso perché questa punta di lancia che vediamo è stata progettata e realizzata a metà del 1400 da Francesco Di Giorgio Martini, che al tempo era al servizio del Duca Federico da Montefeltro. Questo monumento è visitato in media da 5.000 persone ogni anno. Da questo monumento si possono vedere dei panorami appunto mozzafiato. Stiamo anche organizzando tantissime iniziative, sia durante l'estate, la primavera, ma soprattutto durante l'inverno. E infatti sono alle porte dal 25 novembre i famosi mercatini di Natale. Tante peculiarità per venire qui a Frontone e in viaggio nelle terre del Catria con Pro Tour siamo arrivati in questo bellissimo borgo. Sindaco, dal cospetto della Rocca ci siamo portati in un altro scorcio bellissimo di Frontone, ovvero sia la terrazza panoramica. Da qui si gode un paesaggio bellissimo. Il Monte Catria poi è a pochissima distanza da qui, insomma lo possiamo scorgere se ci affacciamo dalla terrazza, punto focale anche per questo territorio il monte.
Certo, oltre al bellissimo borgo, Frontone è noto ormai in tutta la regione oltre per il bellissimo Monte Catria. Dal 2009 ad oggi sono enormemente aumentate le offerte turistiche, soprattutto per le famiglie, per gli sportivi che questo massiccio offre. Ogni anno abbiamo inaugurato una nuova attrattiva, abbiamo avuto prima il Gatto e le Nevi, la nuova seggiovia pochi mesi fa e ci sono tante altre novità in arrivo per dare sempre una migliore offerta di divertimento, ma anche un'offerta di qualità ai tanti sportivi che soprattutto anche dalla costa marchigiana hanno cominciato a visitarci e speriamo che vada sempre meglio. Abbiamo avuto un incremento di presenze dell'80% in 6 anni, quindi è un ottimo risultato che vale per Frontone ma vale per tutto il territorio del Catria e del Nerone. Ecco, il turista, il viaggiatore vuole sempre entrare ancora più dentro al territorio, viverlo e quando si hanno a disposizione materie prime come questa direi che sarebbe un peccato vero non sfruttarle e non regalare queste emozioni ai visitatori, alle tante persone che scelgono di venire a passare il loro tempo libero, le loro vacanze in posti come questo. Certo, devo dire che siamo molto fortunati, la natura ci offre tanto, però devo anche dire che siamo stati bravi a fare squadra con i privati, in particolare il Consorzio Terre del Catria che ha raggruppato tante attività del territorio per dare un supporto fondamentale agli enti pubblici che hanno lavorato per promuoverlo e in particolare mi riferisco anche alla provincia di Pesaro Urbino, alla regione Marche e a tutti i soggetti che a vario titolo hanno contribuito a realizzare questi importanti progetti che culmineranno per esempio a fine anno con la realizzazione della cabinovia con le cabinette chiuse, che è un sogno che abbiamo da tanti anni, che permetterà a molti altri visitatori in più di godere delle bellezze della nostra montagna. Allora Sindaco, possiamo dire che per i nostri ascoltatori, amici, telespettatori di ProTour che uniti si vince? Certo, uniti si vince, andiamo avanti così. Il patrimonio naturalistico marchigiano è imponente e le terre del Catria ne sono sicuramente parte. Il massiccio del Catria ed Acuto è sicuramente tra i più importanti della regione per gli aspetti naturalistici. Ancora oggi sono presenti specie ed anfibi di piante rarissime e in via di estinzione. Si possono praticare tantissimi sport, sia invernali che estivi. Si possono praticare speleologia, trekking, arrampicata e soprattutto equitazione. Un territorio che ha tanto da offrire ma anche molto bello da visitare. E secondo voi, cari amici di ProTour, qual è il modo migliore per stare a contatto con la natura, ma naturalmente con l'animale più fedele all'uomo oltre al cane, ovvero sia il cavallo? Siamo in un centro ippico alle pendici del Monte Catria, ce l'abbiamo qui proprio davanti a noi e siamo qui per conoscere quello che succede e che si può fare con un cavallo qui nel comprensorio del Monte Catria. Allora Paolo, qui siamo in un bel posto, siamo circondati da splendidi esemplari che in questo momento stanno lavorando con i tuoi ragazzi, ma qui vicino a te hai insomma il principe di questo territorio. Il principe è il cavallo del Catria. Esatto.
Il cavallo del Catria che noi principalmente utilizziamo per il turismo equestre. Mm. E devo dire che è un ottimo cavallo per il turismo equestre, perché per la sua morfologia, per come le sue biomeccaniche, fisiche, morfologiche e mentali sono molto adatte. E quindi... Infatti noi abbiamo partecipato a dei raduni nazionali, regionali e anche per piccole attività agonistiche per iniziare l'agonismo. Poi dopo ci si sposta, certo. Però diciamo ecco, un ottimo cavallo. Uno dei primi approcci che le persone fanno è col cavallo, è proprio quello di fare le piccole passeggiate. Questo è un territorio che vi permette di andare avanti e indietro come volete. Il primo approccio è quello di conoscere il cavallo. Conoscere l'animale, vedere quali sono i suoi pensieri, come reagisce, il suo linguaggio. Dopodiché facciamo una piccola lezione dentro, in modo che uno un pochettino, no? Prende la domestichezza e poi dopo usciamo in passeggiata. Ecco. Basta guardarsi intorno, quindi di da tutto di più. Discussione di un'ora, due ore, un giorno, due giorni, comportamenti su Monte Catria. Addirittura. E quindi troviamo in Monte Catria anche soggetti liberi. E quindi branche che troviamo. Perché lui, questo esemplare bellissimo, come i suoi fratelli, sono liberi di girare per il monte, insomma, è una razza autoctona. È una razza autoctona che hanno tutte le varie parti dei pascoli, dove vengono spostati praticamente in base a dove sono. L'erba finisce in un punto, li spostano e così via. Quindi. E noi facendo le escursioni, appunto. Attraversiamo questi sentieri dove troviamo questi branchi bellissimi. Il bellissimo esemplare che è qui vicino a noi, chi è, che cos'è? Ma questa è una cavallina che è stata prima addestrata proprio appunto per il turismo equestre. Ecco. Poi è stato insegnato, io ho insegnato anche a portare il calesse. Ah. Ora il proprietario ci va sia a sella che il calesse. Che calesse. Ovviamente per lui l'obiettivo è fare delle belle passeggiate, tranquille senza, insomma, sì. Perché si può fare col cavallo l'agonismo, la passeggiata. È un animale che si presta tranquillamente a tutto. Però noi qui attorno abbiamo dei campioni che stanno girando vicino a noi. Siamo in allenamento per campionati già fatti e ora da fare. Diciamo, c'è dei ragazzi che stanno un po' progredendo per arrivare magari piano piano ai risultati che abbiamo avuto. Certo. Di cui abbiamo un ragazzo che è nato ai campionati europei e di cui è campione europeo a squadre. Ecco. Poi ha vinto, sono varie prove, quindi alcune prove l'ha vinte, quindi grande soddisfazione. Ed è tuo figlio? No, è meglio, diciamo che... Adottivo sicuramente. E poi la ragazza che prepareremo per lei. Ah, okay. Per i campionati italiani che avremo adesso fine settembre, poi un'altra ragazza che non c'è stamattina farà altri campionati italiani di un'altra disciplina a Roma. Una fucina di campioni. Diciamo che le belle soddisfazioni se le vogliamo. state grazie a loro, ovviamente. Grazie a loro. La tua passione invece per il cavallo? Ci si nasce. Sei nato col cavallo. Si nasce col cavallo dentro e poi inizi questo percorso infinito, perché non si finisce mai di imparare. Cavallo è un bel animale. Per me assolutamente. Per te sì. Senti, un'ultima cosa, Monte Western, Monte Inglese, qui. Ma guarda, si può fare sia Monte Western che Monte Inglese, quello che noi insegniamo, che io insegno, è l'equitazione. Quindi a prescindere dal tipo di monta è come si va a cavallo. Acquisire il loro linguaggio, i loro atteggiamenti. Poi le posizioni possono cambiare, ma l'equitazione è una. E quindi qui vediamo delle bardature, no? Delle selle un po' diverse, diciamo che abbiamo la sella da dressage, western, salto ostacoli, ancora dressage. E però tutti si devono comportare in un certo modo. Lui ci sta sentendo? Sta capendo? Assolutamente sì. Lui sta sentendo. È una situazione di serenità e di controllo. Per come si sta comportando. Quindi abbiamo la testa abbastanza rilassata, il labbro morbido, l'occhio rilassato, sono tutti segnali che ci dicono che lui è rilassato. Lui sta bene, rilassato. E questa è la base in cui uno parte. Si chiama? E lei, Cecilia, però il nome adesso non me lo ricordo sinceramente. Va bene, comunque ti chiami, grazie per essere stato qui con noi. No, è bravissima, è proprio buona. La cittadina di Cagli fu abitata anticamente dagli Umbri e dai Romani.
fu tra i capisaldi della Pentapoli montana bizantina, assieme a Fossombrone, Gubbio, Iesi e Urbino. Tra i monumenti cui è affidata la memoria storica dell'abitato spicca il magnifico torrione che, eretto nel 400 da Francesco di Giorgio Martini, faceva parte di una rocca romboidale andata purtroppo distrutta, ma che conserva ancora intatto tutto il suo fascino. Allora, le eccellenze territoriali le abbiamo viste, abbiamo visto i borghi, posti meravigliosi, la spiritualità e la meditazione, ci manca qualche cosa, insomma, no? Genius of Marche. Ecco, quindi che i teatri, la cultura. La cultura e la storia. Esatto. Come la possiamo colmare? Beh, la colmiamo con Pergole Cagli, che sono le eccellenze della cultura, dei teatri, dei musei del nostro territorio. Pergola, i Bronzi Dorati. Assolutamente, un'eccellenza. Diciamo tutto con i Bronzi Dorati. Si è appena conclusa la festa medievale, che si tiene sempre nel mese di agosto. Però non è solo quello, chiaramente il Museo dei Bronzi è sempre aperto, quindi sempre visitabile tutto l'anno. Adesso i bronzi, sì, bronzi dorati. Esatto, i bronzi di ritrovamento di Cartoceto di Pergola, e quindi un museo che il mondo è visto, intero ce l'invidia. Esatto, il mondo intero ce l'invidia. Adesso avremo, con il mese di ottobre, la famosa Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola. Un'altra peculiarità. Esatto, per concludere poi sempre a Pergola, con il mese di dicembre, che c'è la cioccovisciola, che è legata sempre ai prodotti del nostro territorio. Grande, quindi, leccornia. Esatto, questo per quanto riguarda Pergola. Invece a Cagli, adesso ti accompagno nell'ultima tappa del nostro cammino, e dove avremo il teatro di Cagli, e avremo il torrione con il nuovo progetto del soccorso coperto, che però ce lo spiegherà meglio il sindaco di Cagli. Buongiorno. Buongiorno. Ben trovato. Allora, mi accomodo. Allora, piazza bellissima, rocca bellissima. Beh? Sì, via, una bella cittadina, cara. Una direi, bella città. Direi. E come, ecco, arrivando, avrete visto, siete arrivati attraverso Porta Lombarda. Prima di Porta Lombarda siete passati di fianco al Ponte Maglio, che è il ponte che ci ricorda che Cagli è stata... vive, diciamo, in mezzo a due città importanti come Gubbio ed Urbino, e il Ponte Maglio è l'esempio di che il fatto che Cagli è nella via Flaminio, una via consolare, certo. E appunto dell'epoca romana preserviamo questo ponte, che addirittura è ben visibile, soprattutto è anche da un punto di vista pedonale, insomma ci si può passare sopra, quindi è un mantenimento molto molto importante per la nostra città, per tutta la zona. E qui appunto attraverso Porta Lombarda entriamo in questa piazza Matteotti, la nostra piazza dove c'è la cattedrale, dove abbiamo qui il comune, stupenda. La fontana, sì, insomma è una bomboniera, poi come vedrete Cagli è una bomboniera ben delimitata, il nostro centro storico non è dispersivo, insomma in un giro abbastanza, ecco, ristretto possiamo vedere tante tante cose, le nostre chiese, appunto il palazzo comunale, i vari palazzi storici che abbiamo, certo. Poi dopo vedremo il teatro, vedremo la rocca martiniana con il soccorso coperto e tante altre cose, abbiamo 5 conventi, 3 dentro le mura e 2 fuori, insomma veramente un valore artistico importante. Come si fondono insieme storia, cultura, territorio? C'è una formula? Beh, credo che sia la scommessa che i nostri territori hanno avviato in questi anni, credo che ormai è di dominio di tutti, tutti si sono accorti che territori come questi di Cagli devono vivere di cultura, attraverso la cultura produrre turismo, produrre quindi posti di lavoro e produrre soprattutto quella convincere chi è sopra di noi, convincere quindi la regione, convincere lo Stato che sono posti nei quali
vale la pena investire, soprattutto sono luoghi questi dove possiamo trovare quelle eccellenze che possono anche in qualche modo essere da traino per invertire quella che è un po' la tendenza allo spopolamento dei nostri territori. Quindi noi abbiamo tutto questo, è chiaro che abbiamo bisogno di aiuto, dall'alto, che non è il Padre Eterno ma è lo Stato, esatto, in concreto, che ci aiuti a mettere in rete, a rendere fruibile queste meraviglie che abbiamo. Sappiamo benissimo, non per piangere addosso ai sindaci, perché non è nel mio stile piangersi addosso, però sappiamo che con le risorse proprie non vai da nessuna parte, qui ci sono da fare degli investimenti, ma neanche di grandissimo entità. Però un aiuto, esatto. Sì, e non... Ecco, questo discorso dei fondi, secondo me la Regione, lo Stato, non dovrebbe neanche far mettere in competizione un luogo con un altro. No. Dovrebbero arrivare a tutti, perché sono luoghi veramente belli. Ogni luogo, ogni posto ha diritto, ha diritto. Dovrebbe avere diritto almeno un minimo di partecipazione, al di là del se sei bravo a fare i bandi o non li fai, o sei del partito giusto o non del partito giusto. Parliamoci chiaro. Dobbiamo avere un'assistenza diversa. Bene, allora andiamo per questa puntata di Pro Tour, chiudiamo in bellezza come si suol dire, andiamo alla scoperta delle perle, delle chicche di Cagli. Allora, abbiamo lasciato il sindaco in piazza, siamo arrivati fin qua, abbiamo percorso il bellissimo centro storico di Cagli, lui è arrivato in macchina, ci ha preceduto, è di sotto che ci aspetta, questa è la rocca bellissima che conoscete tutti quanti, immagine, icona anche delle Marche, conosciuta, ma noi adesso vi faremo scoprire qualche cosa che vedrete vi lascerà a bocca aperta, seguiteci, si chiama Soccorso Coverto, venite! Allora, siamo scesi nelle viscere del torrione. Quanto siamo in basso, sindaco, qui? Siamo sotto la strada? Sotto il livello della strada? Penso un 30 metri. 30 metri sotto il livello della strada. Ma dal di qui parte un camminamento. Questo è quello che si dice, appunto, come era prima, il soccorso coverto. È una cosa bellissima che a vedere da fuori non si direbbe. Che cos'è questo? Sì, questo, il torrione è un avamposto di difesa. Appunto, essendo un avamposto, aveva un riferimento di una postazione principale che era quassù verso il convento dei Cappuccini. E quindi serviva per portare notizie da una parte all'altra senza essere visti, senza esporsi ai pericoli esterni. E quindi appunto prende il nome di soccorso coverto. Sono 365 gradini che partono praticamente... La bellezza, secondo me, è il fatto che parti dalla piazza, no? Dal cuore di Cagli, anche quello attuale, quindi il cuore del commercio, perché la piazza da noi ancora rappresenta, certo, il commercio, le attività anche principali sono lì, quindi dal quello che è l'attuale, quello che è il vivo da adesso, parti, ti ritrovi in tutt'altro mondo e da lì parte anche un viaggio diverso che è anche paesaggistico. Abbiamo da qui, riprendiamo la strada che va verso il Monte Petrano, la vecchia strada del Monte, quindi che sale sul Petrano, oppure si ritorna verso Cagli e tornando verso Cagli si incontra appunto il vecchio acquedotto di Cagli, anche qui un'opera da ridargli la luce, da ridargli vita, che è una cosa estremamente, estremamente bella e arricchisce questo percorso. Mi sono dimenticato, usciamo al convento dei Cappuccini, che è uno spettacolo, cioè non è che dice, usciamo in un posto qualunque, usciamo presso il convento dei Cappuccini, quindi si può unire tutto, veramente un percorso che io sento sempre dire, no? L'arte, la cultura, il turismo, certo, la natura, ecco, questo è un esempio concreto che tutto questo può accadere in un brevissimo spazio e accade soprattutto in un paese, con una città come Cagli. Come Cagli, quindi se venite a Cagli, mi raccomando, percorrete questi 300, quanti sono? 365 gradini. 365 gradini che mettono in contatto il mondo di oggi con
con quello che era il passato. 350 passascalini per fare un percorso di storia. Amici di Pro Tour, siamo arrivati in fondo a questo viaggio nelle terre del Catria, siamo arrivati in fondo alla seconda parte di questo bellissimo e affascinante viaggio in questo territorio così ricco di peculiarità, ma siamo arrivati in fondo anche, ebbene sì, alla prima stagione. A fianco a me c'è Fabio Turiani, l'avete visto nei titoli. Lui è l'altra anima del programma, perché insomma, oltre a tutto, c'è una parte importantissima che è quella del montaggio, della regia e delle riprese. Quindi tutte le immagini bellissime che avete visto, i montaggi delle stesse, è opera sua. Quindi insomma, ecco, noi siamo. Esatto. E questo è quanto, è tutta la troupe di Pro Tour al completo. Vabbè, ci sono altri personaggi che sono rimasti dietro, saltuariamente ha dato qualche aiuto, però li faremo vedere, certo, perché stiamo già programmando la seconda serie, certo. Dobbiamo ringraziare tutti quelli anche che ci hanno manifestato tanto gradimento per questo, certo, programma, che è piaciuto molto, anche perché sai cos'è piaciuto, Fabio? Che siamo riusciti a far vedere degli aspetti che neanche gli stessi abitanti del posto conoscevano. Questo è importante, e quindi continueremo con questo spirito, cercheremo di mettere in piedi altre puntate con questa visione, protagonisti, territorio, e naturalmente, come abbiamo fatto sempre, no, dobbiamo ringraziare anche quelli che ci hanno dato una mano importantissima. Quindi Senta Garage per le auto, e naturalmente anche i fratelli Carboni, quindi la Nautilus per la grafica, insomma, ti hanno dato una bella mano. Certo. Va bene. E quindi insomma, poi naturalmente anche tutti i nostri sponsor che vedete all'inizio e in coda del programma. Che dirvi, anche per noi è stato insomma, faticoso, un piacere. Però lui ha fatto la fatica più grossa, ma vabbè, l'importante è divertirsi. Allora, che dire, alla prossima stagione. Ciao. La loro materia prima proprio dall'argilla che si trova nel territorio circostante. Gli artigiani la utilizzano da secoli, e insomma dal tempo che si perde nella memoria dei... Eccoci arrivati a Monte Maggiore, ma è uscita la... Ah, bene. In più conosceremo, come sempre facciamo a Pro Tour, anche altri aspetti del luogo nel quale ci troviamo, come il campanile. Vai. Una natura che mostra tutta la sua bellezza in alcuni scorci, veramente siamo andati alla ricerca, veramente. Vai. Amici di Tour, anche questo... A Pro Tour. Aspetta, c'è tutta ondulata. Vai. Amici di Pro Tour, siamo in viaggio anche oggi per portarvi in uno dei più borghi, che il più borgo non si può... A portarvi. Bello. Va bene, vai. Questo è un luogo per i bambini... Va bene. Vai. Amici di Pro Tour, anche oggi siamo in viaggio per portarvi in uno dei borghi più belli del nostro entroterra. Scopriremo i personaggi che lo abitano, scopriremo le particolarità di questo posto. Le particolarità.
Eccoci qua, siamo arrivati a Sasso Corvaro, siamo al cospetto della Rocca Ubaldesca, questo borgo nell'entroterra pesarese, le cui origini, pensate, risalgono addirittura ai primi anni dell'anno 1000. Lezione di storia da rifare. Fermati prima, Lino. Fermati prima. Ah, okay. Un pochino prima. Avete visto quanta manualità, quanta sapienza, quanta artigianità. Buono. Avete visto che maestria nel lavorare la pietra, insomma. Abbiamo lasciato il centro di Sant'Ippolito e adesso ci dirigiamo in altre due località molto caratteristiche, molto significative per questa comunità. Abbiamo lasciato il centro di Sant'Ippolito per recarci in due località molto significative che vi vogliamo far vedere e conoscere. Reforzate e Sant'Ippolito! E sorbologo. Dai che la facciamo dentro nel ristorante il lancio. Vai. Amici di ProTour, abbiamo appena lasciato il centro di Sant'Ippolito per recarci in due località significative di questo territorio che vi vogliamo far conoscere e raccontare. Sono girare. Dai che non ce la possiamo fare. Facciamo... Sorbolongo, mi viene Sorbolongo, non mi viene. Vai. La cosa. No, non riporto. Adesso devo girare. Vai. E cascagni quel, ma che... Amici di ProTour, abbiamo appena lasciato il centro di Sant'Ippolito per recarci in due località che fanno parte di questa comunità e che vogliamo farvi conoscere e raccontare. Reforzate e Sorbolongo! Sì! All'ultimo! Abbiamo un sacco di backstage. Esatto. C'è anche adesso che ci sta. No, sono un po' indisciplinato. Non è vero. Il Laboratorio Giovani Idee è un'iniziativa della BCC di Fano che è stata rivolta a tutti i giovani tra i 18 e i 40 anni. Abbiamo fatto la nostra proposta nel mese di febbraio scorso, i giovani hanno aderito e hanno lavorato nell'ambito di quattro aree tematiche, le iniziative sociali, il marketing territoriale, i giovani soci e la formazione e il lavoro. Si sono riuniti tutti e quattro i gruppi perché ognuno presenterà agli altri il progetto che è stato elaborato. Poi a breve dovranno invece fare la loro presentazione davanti al Consiglio di Amministrazione della Banca che appunto se approverà i loro progetti, ma siamo sicuri che sarà così perché sono ottimi, stanzierà il budget che era stato promesso di 4.000 euro per ogni progetto. Dunque, il gruppo della formazione lavoro ha la finalità fondamentalmente di costruire un ponte, un collegamento tra le aziende e i giovani che ricercano lavoro. Abbiamo pensato di concentrarci su una serie di video interviste che verranno fatte da alcune aziende rappresentative del territorio, rappresentative perché hanno dato sempre dei segnali, diciamo, di avvicinanza nei confronti dei giovani, quindi delle testimonianze dirette. Queste video interviste saranno quindi realizzate a cura del gruppo al quale appunto io appartengo, il gruppo Formazione Lavoro, che intervisteranno direttamente dei testimoni privilegiati, quindi dei titolari di aziende, per cercare di capire quelle che sono fondamentalmente le competenze ricercate e in qualche maniera anche, diciamo, le qualifiche e quindi le vacanze e le scoperture delle aziende e come in qualche maniera le aziende possono investire nei confronti dei giovani.
Ci siamo concentrati fondamentalmente sul cercare di far emergere delle idee, dei progetti che le aziende possono avere nei confronti dei giovani, per cercare di fare un po' un mix, cercare di far leva sulla creatività, quindi in qualche maniera sull'energia, sulla potenza dei giovani, e cercare di capire come le aziende possono in qualche maniera investire queste risorse. E quindi ogni ragazzo del mio gruppo intervisterà le aziende e cercherà poi un pochino di mettere a fuoco quelli che sono i messaggi fondamentali detti dai titolari. Alla fine di tutte queste interviste ci sarà un montaggio completo di tutta la serie delle interviste realizzate, nonché un report che verrà poi pubblicato anche in occasione dell'evento finale della BCC, che sarà in qualche maniera una testimonianza anche per i giovani, che potranno in qualche maniera leggere anche, quindi come dire, sintetizzare, rimanere in qualche maniera a traccia delle interviste fatte e dei messaggi che le aziende hanno voluto darci. L'oro di Babette Fashion, nel centro commerciale Fano Center. L'oro di Babette ha rinnovato il suo look per ricevere i suoi clienti in un ambiente accogliente e moderno, dove potrai trovare le ultime tendenze della gioielleria e tutti i migliori marchi, oltre alla cortesia e alla professionalità di sempre. L'oro di Babette Fashion, centro commerciale Fano Center.